Buongiorno. Buongiorno, benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci il libro Ingratitudine di Jenny Dischi, libro che lei ha tradotto. Jenny Dischi, leggo nel risvolto di copertina, è nata nel 1947 a Londra ed è scomparsa nell'aprile del 2016, scrittrice intellettuale inglese, con i suoi romanzi, saggi, racconti e memoir ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti. I suoi articoli sono apparsi sui maggiori quotidiani inglesi ed è stata per 25 anni editorialista del London Review of Books e per NN Editore usciranno tra l'altro Stranger on a Train e Skating to Antarctica. Intanto Fabio Cremonesi ci racconta questo libro. Fabio Cremonesi, studi di storia dell'arte medioevale, un passato da dirigente in una multinazionale delle telecomunicazioni e poi da editore, oggi si dedica alla traduzione a tempo libero. Traduce da tedesco, inglese, spagnolo e catalano. Ecco, dal passato di dirigente aziendale in una multinazionale alla traduzione. Se si potesse trovare una differenza di ruolo, quale potrebbe essere Fabio Cremonesi? Beh, sicuramente sulla quantità di relazioni che questo lavoro, che i due lavori mettono in campo, cioè lavorare in una multinazionale significa essere costantemente in relazione con ogni giorno decine di persone diverse, mentre fare il traduttore significa avere dei contatti sporadici con degli editori e di base avere a che fare con una sola persona per diversi mesi, che è il tuo autore, averci a che fare in maniera indiretta e mediata dalla carta stampata, ma pur sempre un contatto molto esclusivo, ecco. E adesso noi andiamo a raccontare questo libro Ingratitudine, dove volutamente c'è questa scelta di titolazione importante. Non è ingratitudine tutto attaccato, ma quella lettera, quella preposizione in è staccata, la gratitudine. Ed è un valore importante questo per questa storia. È come sporgersi per guardare oltre il ciglio del mondo e in quel momento ricordarsi di aver dimenticato gli occhiali sul tavolo della cucina. Ovvero essere persi senza sguardo, forse senza speranza. Tradurre questo romanzo, certo, la parte professionale, è come il medico che non deve soffrire di burnout, altrimenti smette di fare il medico, no? Però credo che tradurre un libro, come quello che stiamo per raccontare di Jenny Dischi, Ingratitudine, sia forse uno sforzo maggiore rispetto a un altro romanzo, perché qui oltre a tradurre la storia, questo memoir, è anche riuscire a tradurre la capacità di vivere un dolore. Sì, questo di vivere una serie di dolori, se vogliamo, nel senso che questo libro si svolge, questo memoir si svolge su un doppio binario. Da una parte inizia con una diagnosi di una malattia incurabile e inoperabile, e si conclude, per intenderci, il libro è apparso una settimana prima della scomparsa dell'autrice. Dall'altra parte, c'è un altro grandissimo nodo irrisolto di tutta la vita di questa autrice, è che lei è stata, quando aveva 14 anni, per così dire, adottata da Doris Lessing, l'autrice premio Nobel per la letteratura, grande scrittrice inglese, ed è a questo che fa riferimento il titolo, al concetto di gratitudine, nel senso che la relazione tra queste due donne, tra questa adolescente, Doris Lessing, che era già un mostro sacro della letteratura inglese, è una relazione enormemente complessa, sia perché Doris Lessing aveva un carattere pessimo, era una persona per certi aspetti di un egoismo fuori dal comune, sia perché Jenny Dischi era quel che si dice un adolescente difficile nella swinging London dei primi anni 60, e quindi un adolescente difficile alle prese con l'abuso di stupefacenti, dei seri problemi
dei seri disturbi psichiatrici che l'avevano portata più volte a essere ricoverata in strutture ospedaliere, a tentare il suicidio, eccetera. E quindi c'è questo rapporto che sarebbe facile definire di amore e odio tra Jenny Diski e Doris Lessing, tutto giocato sul filo della gratitudine e dell'ingratitudine, cioè Jenny Diski è consapevole della grandissima opportunità che le viene fornita da questa sorta di adozione da parte di Doris Lessing, ma al tempo stesso la detesta. E questa ambivalenza dei sentimenti in una persona già di per sé molto fragile naturalmente crea delle lacerazioni che lei si porta dietro tutta la vita, e uno dei significati di questo libro è un po' cercare di chiudere questa partita che è rimasta irrisolta tra lei e Doris Lessing. Quindi certamente tradurre un libro così intenso e così straziante a diversi livelli è un impegno non solo professionale ma anche emotivo, diciamo, insolito per uno che fa il mio mestiere, ecco. Tra l'altro nel corso del libro si assiste proprio a mano che le condizioni di salute dell'autrice si aggravano, si assiste proprio a un decadimento nella sua capacità di scrivere, no? Lei a un certo punto dice: io riuscivo a lavorare non più di un'ora al giorno e poi avevo bisogno di dormire 7-8 ore per riprendermi dalla fatica, per cui anche il periodare si fa più contorto, più smozzicato, ci sono frasi senza predicati, insomma, tutta una serie di cose che forse nell'edizione italiana non si vedono, perché poi fatalmente uno, diciamo, traducendo si mette a inventarsi degli errori, oppure, cosa che sarebbe un'operazione un po' assurda, oppure fatalmente finisce col normalizzare, almeno in parte, una scrittura che di normale ormai aveva ben poco. Fabio Cremonesi, lei ha accennato a Jenny Diski, che è stata adottata da quella straordinaria figura nel bene e nel male di Doris Lessing, ma vorrei parlare proprio anche di quello che succede prima di essere adottata nella famiglia di Jenny Diski, perché quello smottamento psicologico, quel tracollo psicologico che si può avere, quella lacerazione a cui faceva riferimento lei poco fa, deriva anche proprio dalla condizione familiare, no? Prima di essere adottata da Doris Lessing. Certo, Jenny Diski proviene da un contesto familiare estremamente difficile, un padre donnaiolo, una madre anche essa con una vita segnata da un profondo disagio psichico. Questi due genitori non viene, come dire, sempre sul limite dell'abuso nei confronti di questa figlia, abuso di natura sessuale che forse non arriva mai a compiersi fino in fondo, ma certamente è uno spettro che aleggia in questa famiglia disgregata. Dopodiché lei viene buttata fuori da scuola perché fa per il suo comportamento inappropriato per una scuola dell'Inghilterra dei primi anni 60, il padre le dice che, avendo sprecato l'opportunità di studiare, non avrà mai più la possibilità di tornare a scuola, la costringe a un lavoro in un negozio che a lei non interessa assolutamente, finché lei a un certo punto tenta il suicidio, ed è lì che interviene Doris Lessing, nel senso che il figlio di Doris Lessing, che tra l'altro nel corso del libro scopriremo essere anche lui un fior di disadattato, che era stato compagno di scuola di Jenny Diski, segnala alla madre il caso di questa ragazzina molto intelligente, molto difficile, molto problematica, che è ricoverata in un ospedale psichiatrico, e le chiede di accoglierla in casa. No. Quindi
diciamo, il contesto familiare a cui apparteneva Gianni Dischi era certamente un contesto estremamente complicato, estremamente difficile. Poi c'è un divorzio lacerante tra i genitori che, come dire, la coinvolgono in tutti i modi, usandola come clava, come arma nei confronti dell'altro coniuge. Poi il padre si risposa con una donna gelida e anaffettiva che sembra detestare Jenny. Insomma, fino a un certo punto della sua vita si ha la sensazione, come dire, che non gliene sia andata bene una, ecco. Fabio Cremonesi, nella nota del traduttore posta al termine di questo libro, lei cita Susan Sontag con delle parole che sono molto importanti e che ci attraversano, che vogliamo o che non vogliamo. La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. Tutti quelli che nascono hanno una doppia cittadinanza nel regno dello star bene e in quello dello star male. Preferiremmo tutti servirci solo del passaporto buono. Ma prima o poi ognuno viene costretto, almeno per un certo periodo, a riconoscersi cittadino dell'altro paese. Da malattia come metafora, ecco, questo romanzo è proprio questo passaggio dal passaporto buono, passare il testimone del passaporto buono all'altro passaporto, quello dello star male. Però quello dello star male in Jenny Dischi non è un ripiegarsi su se stessa. Qui non immaginiamo neppure, se non si è letto il libro, come la malattia, chiamiamola per nome, il cancro, il tumore, venga raccontata, perché viene raccontata con una levatura sicuramente molto particolare, perché lei pubblicava il suo romanzo, e continuo a chiamarlo romanzo, il suo diario del cancro nel 2014, se ricordo bene, no? Poco tempo dopo quella che lei chiama diagnosi. Ma anche la parola diagnosi è una parola importante, perché è la parola che apre questo libro, e qui le parole sono veramente importanti, non sono semplicemente dei tecnicismi, la diagnosi, la terapia, no? Sono delle parole che ti segnano nel profondo, e sono delle cose importanti, perché lei, Fabio Cremonesi, arriva a scrivere una cosa su cui vorrei soffermarmi per i nostri ascoltatori, prossimi lettori. Lei scrive nella sua nota, apre la sua nota scrivendo: ho la sensazione che nessuno, una volta terminata la lettura di Ingratitudine, possa desiderare ulteriori stimoli e motivi di riflessione. Sì, allora è un libro, naturalmente è un libro di una densità. Allora, va detto che io ho voluto citare Susan Sontag nella nota del traduttore, perché Jenny Dischi, con tutte le differenze del caso, ha in comune secondo me molto con Susan Sontag, innanzitutto a livello anagrafico, cioè sono figlie della stessa generazione, la generazione della presa di coscienza femminile, la generazione della rivoluzione sessuale, la generazione, diciamo, che ha voluto cambiare il mondo, per così dire. In più condivide con Susan Sontag una lucidità di pensiero assolutamente straordinaria, ai limiti del sadismo e del masochismo. Cioè, è una persona che, come Susan Sontag, non faceva sconti su niente e su nessuno, e anche il suo approccio alla malattia è un approccio assolutamente combattivo e rabbioso, non c'è mai rassegnazione in lei, c'è una grande rabbia, cioè c'è il modo con cui lei ha affrontato ogni altra difficoltà nella sua vita, no? Per esempio, mi scusi se la interrompo, Fabio Cremonesi, la passione con cui scrive un po' conserva quella passione che lei racconta del suo essere focoso, perché se Doreen Lessing era una persona per così dire irruente, la Jenny Dischi era molto focosa, e in questo libro lei ci racconta anche di quello che lei era da giovane, no? Per fare
non so se per fare i conti col passato, no, quando uno ha una grave malattia, ma la sua capacità di raccontare se stessa del suo essere irruente, focoso, l'ha poi riportata e forse aiutata anche nel raccontare al meglio il suo, la sua malattia. Assolutamente, assolutamente, cioè è come se fosse, diciamo, l'irruenza, la focosità, ma attenzione, un'irruenza e una focosità profondamente razionali, quest'irruenza non è una fuga nell'irrazionalità o nell'impulsività, è semplicemente stata la cifra di tutta la sua vita, il modo in cui ha affrontato, il modo estremo, se vogliamo, portato fino alle estreme conseguenze in cui ha affrontato ogni cosa della sua vita. Dopodiché, esattamente, Diagnosi, che è il titolo del primo capitolo di questo libro, costituisce esattamente quello che diceva la citazione di Doris Lessing, cioè una sorta di varco da una cittadinanza, da un paese che è quello dello stare bene, invece al paese della malattia, della sofferenza. Però lei resta la stessa persona, tanto è vero che c'è proprio, il libro è punteggiato di sue battaglie proprio lessicali anche, contro un certo modo di approcciare la malattia. Per esempio, lei rifiuta seccamente la parola viaggio, che è una metafora che si utilizza frequentissimamente parlando delle patologie oncologiche, no? Il viaggio nel cancro, il viaggio attraverso la malattia. Lei questa cosa la rifiuta seccamente, nel senso che lei dice: io sono la stessa persona di prima a cui sta succedendo una cosa, ma non rifiuta la dimensione in cui la malattia ti definisce, la rifiuta fino all'ultimo, fino a quando proprio sarebbe una finzione far finta che questa cosa non esista, però l'approccio è sempre lo stesso, pragmatico, irruento e razionale, ecco. Fabio Cremonesi, forse leggendo questo memoir di Gene Dischi, forse una delle scialuppe su cui si lasciava portare Gene Dischi, lasciarsi portare è un modo di dire, perché lei, riferendomi all'irruenza, era una che portava, proprio lasciarsi portare, forse è proprio anche nell'appiglio della letteratura, no? Perché questo libro... non sono citazioni, ma sono presenze importanti, quelli degli scrittori, anche della musica, ma soprattutto la letteratura, che le ha dato sicuramente un modo per guardare forse in un'altra maniera, in una maniera obliqua, ma da un punto di vista diverso, il tema della malattia. Sì, indubbiamente, nel senso, la letteratura, in misura minore la musica, ma soprattutto la letteratura, sono una presenza costante che attraversa tutta la sua vita. Cioè, noi dobbiamo immaginarci questa ragazzina disturbata e insicura, questa quindicenne disturbata e insicura, che viene da questo contesto devastato e che sogna di scrivere, di vivere di scrittura. E di colpo si trova proiettata proprio letteralmente da un giorno all'altro invece in un mondo tra virgolette dorato della crema dell'intellettualità inglese di quegli anni, che come dire, prima o poi passava tutta dalla cucina di Doris Lessing, no? Per cui quello che era un sogno di ragazzina diventa uno strumento per affrontare la vita e per affrontarla con sicurezza in se stessa. Nel senso che lei proprio racconta in pagine molto, molto convincenti, molto interessanti, racconta proprio come lei, da essere la ragazzina timidina che ascolta seduta in disparte, diventa una protagonista di queste conversazioni tra scrittori, tra intellettuali di alto livello. È una parte, diciamo, importante del suo romanzo di formazione, è proprio l'acquisire sicurezza in se stessa nel contatto con queste persone.
Dopodiché a sua volta diventa una protagonista della vita letteraria inglese, perché diventa una scrittrice apprezzata, una collaboratrice fissa della London Review of Books, eccetera, e da lì in poi, anche nella dimensione della malattia, i libri e gli altri scrittori mantengono un ruolo centrale nella sua vita, cioè Jenny Dischi, con tutte le sue spigolosità e con tutte le durezze del suo carattere, resta comunque un animale profondamente sociale, e la sua società è la società degli scrittori inglesi e in misura minore americani. Quindi sicuramente la letteratura è un po' un fil rouge che tiene insieme tutta la sua vita fino agli ultimi istanti. Insomma, questo stesso libro, che è il suo ultimo libro, come ricordava giustamente lei, è nato come rubrica mensile sulla London Review of Books, quindi sempre mantenendo questa presenza all'interno del meglio del dibattito culturale britannico, ecco. E se la letteratura era un appiglio, un altro appiglio è di stare, perché quando si ha qualcosa, anche un piccolo disturbo, cerchiamo tutti quanti noi di renderci comunque la vita normale, di coabitare, di convivere col dolore, ma convivere col dolore del cancro è un'altra storia. Vedo qui per esempio Fabio Cremonesi una sottolineatura che ho fatto perché riporta proprio a questa situazione. Ho la sensazione che se descrivo la mia vita quotidiana, il lettore proverà compassione per la vuota, sedentaria esistenza provocata dalle mie condizioni. Eppure la mia vita di tutti i giorni è molto simile, con ovvie eccezioni, alla mia idea di un'esistenza perfetta. Ecco, sì, ecco, perfezione questo... nel dolore. Certo, proprio perché lei ha questo approccio di, come dire, la malattia c'è, mi sta devastando l'esistenza, finirà col... alla fine vincerà lei, ma finché è possibile, questa è la mia vita e la vivo come l'ho sempre vissuta, no? Lei è stata, ha avuto questo legame fortissimo, durato per moltissimi anni, con quello che lei chiama il poeta, che è un professore universitario inglese, nonché poeta, di cui in questo momento ai miei mi sfugge il nome, come dire, appunto, esteriormente conducono questa vita per tanti versi invidiabile, no? Due intellettuali con una bella casa in una bella zona di Londra, una rete di amicizie, di conoscenze stimolanti. Dopodiché, certo, in tutto questo c'è questo elemento intruso della malattia e questo senso di essere passati in un altro paese, no? Di essere entrati nel territorio della malattia in maniera irreversibile, insomma. Jenny Dischi, In gratitudine, tradotto da Fabio Cremonesi, pubblicato da NN Editore. Prima di salutarci, Fabio Cremonesi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro che sto leggendo, perché poi dovrò tradurlo, ed è un libro che è già uscito in Italia di James Leo Erlai, che è più noto in Italia per aver scritto Un uomo da marciapiede, da cui è stato tratto anche il famoso film. Questo libro, che dovrò ritradurre, si chiama All Fall Down, in italiano era già uscito come Il vento disperse la nebbia, è un recupero di un certo peso, insomma. È un libro molto bello, molto interessante sugli Stati Uniti periferici e marginali dei primi anni 60. È un libro di cui spero si riprenderà a parlare come già se n'era parlato a suo tempo. Ma ci fu anche la versione cinematografica, mi ricordo un titolo di un film, Il vento di Spencer. Sì, c'era già stato anche un film di questo. Il problema è che questo libro e il film che ne era stato tratto sono poi stati spazzati via dalla memoria collettiva dall'irruzione di Urban Cowboy, Un uomo da marciapiede,
che aveva avuto un successo anche commerciale più forte, e quindi hanno fatto un po' ombra a questa, a quest'altra opera di Early. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Fabio. Grazie a voi. A presto e buon lavoro. Grazie.